Oggi vi presento il biancospino, che come dice il nome è un arbusto dai fiori bianchi, ma spinoso. Fiorisce ad aprile e maggio e al contrario del prugnolo mette prima le foglie e poi i fiori. In dicembre invece fa delle bacche rosse, che sono anche buone da mangiare. Proviamo invece adesso ad annusare i fiori, perché hanno un caratteristico odore di pesce marcio, perché producono un composto per attirare gli insetti per l'impollinazione.